Bentrovati, nuova puntata di Mondo Fuzza Sud Pontino, il programma settimanale dedicato al calcio del calcio 5 del Basso Lazio, naturalmente dalla Serie B fino alla D femminile. Eccoci a parlare del, della Serie B eh, nazionale, l'ultima giornata che si è svolta sabato scorso e quindi andremo... Uh, in stand-by per questo programma l'unica cosa che proveremo a fare è appunto cercare di ascoltare qualcuno della società per capire i progetti futuri di questa società. Quest'anno una, una serie B sicuramente eh, senza né carne né pesci, come si vuol dire, con il fatto che la formazione della Orgianese è eh, era retrocesso d'ufficio e quindi sicuramente insomma, da quel momento in poi il campionato si è chiuso e quindi la salvezza eh, era cosa acquisita per il fondo di calcio 5. Chiusura del campionato, l'ultima giornata 22esima di questo girone D di Serie B, la, Fond la Fondicata 5 ha giocato fuori casa contro l'Elmas, eh, venendo sconfitta per 7 6, ma mi sembra che è stata una partita in cui la squadra fondana di mister Due Simoni ha messo alle corde i più quotati dell'Elmas, quindi sicuramente insomma, è stata una prestazione positiva. Le marcature ad opera di Martini, triolo di Martino Lauretti e Conte. Da eh, tenere presente che in questa battita non c'erano per. Per infortunio e cose varie i va nove giocatori, fra cui Frainetti, Simone Olleia e Matteo Olleia, Cardone Vannosso e Ialongo. Esordio in questo campionato per, eh, per Ernesto De Filippis, classe 93. Quindi, sicuramente insomma, una giornata positiva per questo motivo, ma negativa chiaramente per il discorso legato al risultato che. Ci è mancato poco anche in questo caso che la Fondi Casa 5 potesse prendere eh, un risultato fine. Vi ricordo semplicemente la classifica finale per poi eh, ripeto, andare in stand-by per questo campionato e eventualmente nelle prossime settimane ascoltare qualcuno della dirigenza. In Nova Galli Sport e 51 punti, Prato Rinaldo 49, Acquedotto 45, Sporti Partigiani 37, Mara 35, Forigno 28, Elmas 26. Fuzalossi 20 punti, ATS 15, ultimo in classifica, la Vittorio Fondi con 6 punti, chiude appunto la Real Torgianese con 0 punti. Appuntamento quindi per questo campionato all'anno prossimo, alle prossime settimane per aggiornamenti sul mercato del Fondi Calcio Cinque per sapere se resterà De Simoni la squadra appunto come verrà costruita. Andiamo a parlare appunto della ginnastica studiofondi in questo campionato di C1 che volge quasi al termine per la regular season, giustamente come abbiamo detto le settimane scorse, in base ai risultati che riuscirà a fare la ginnastica studiofondi, si andrà appunto ai play-out oppure alla salvezza diretta. Credo che questa sconfitta di sabato scorso in casa per la, contro l'Atletico Civilecchia sembra aver messo un'ipoteca un importante alla uh, permanenza della ginnastica studio fondi diretta quindi dovrà sicuramente giocare i play out perché comunque diventa complicato mantenere uh, la categoria uh, direttamente allora 3 a 4 risultato finale in questa ventiduesima uh, giornata contro L'Atletico Greta è giocato in casa, la del Furofonde Treco scusate, le marcature doppiette di Edoardo Saccaro e poi ancora Luca Angeletti. Primo tempo 1-0 per la formazione ospite, secondo tempo si va, eh, dopo eh, pochi minuti arriva il secondo gol da parte della squadra ospite, poi reagisce la formazione Fondana, ma eh, riesce solo ad arrivare al 4-3 eh, finale, quindi niente da fare, la salvezza. Dovrebbe passare per il uh, uh, discorso legato ai playout, la classifica vede Circola Dennis 67: prima in classifica, Olympus 60, uh, Ardenza Ciampino 55 insieme a Lazio Calcetto, Lidost 53, la Ginnastica Zurigo Fondi si trova a 32, sotto di lei ci sono Albano 31, Teleco Ferentino 28, Vecchia 25. Esc Pomezia Laurentum 12 e Isemeti Porsche 6 punti, quindi sicuramente insomma, eh, dobbiamo aspettare ancora queste due giornate per capire eh, che cosa potrà succedere. Il prossimo turno eh, si andrà fuori casa contro la Mirafin Pomezia, formazione sicuramente di alta classifica, formazione che comunque ormai non ha più niente da chiedere al campionato, ma ricordo che il sabato prossimo ci sarà... Una pausa per questo campionato, si riparte direttamente il 23 aprile, quindi avremo due settimane di riposo per sia la serie C1 eh, di, eh, maschile e sia la serie C eh, femminile. Quindi Per questo campionato appuntamento eh, alla, eh, prossima, alla settimana che riguarda il 23 aprile. allora spazio adesso alla serie c2 eh, qui come sapete tutti eh, abbiamo tre rappresentanti con la partita di sabato scorso in intorno eh, è stato direttamente in serie c con due giornali anticipo grazie come eh, è previsto al risultato negativo della formazione del, del hs fontana che si trovava appunto Uh, al di sotto, dopo aver perso il big match di uh, sabato scorso uh, in casa per, per la Cassia Fontana, restava solo di, con, di continuare appunto, a vincere per provare a mantenere il distacco. Invece pareggiando sono arrivati 7 punti di distacco, quindi la vittoria uh, matematica per il min-turno uh, uh, in Serie C1, quindi soddisfazione per l'ambiente per la squadra cara Presidente Di Ciaccio 7 a 2 risultato finale 8 a 2 scusate risultato finale contro Terracina marcature eh, triplette per Antonio Colacicco doppiette di Enrico Di Stasio e ancora José Silva Alves e Il Rizzo quindi formazione sicuramente che ha meritato in tutto e per tutto la vittoria di questo campionato Terracina ha segnato con Barreiro Del Duca e Giovanni Vestoso eh, quindi il campionato Vinto già eh, prima di arrivare al big match con Real Cassia e Fontana, già dall'andata. Quindi, sicuramente sono una squadra che è stata ben plasmata dal tecnico Andrea Gardilla che eh, in tutto e per tutto è riuscita a gestire una situazione eh, di una squadra che è partita sì per fare un buon campionato, poi è stata ritoccata durante all'inizio della stagione. Quindi, con merito ha vinto questo campionato di C2 quindi l'anno prossimo avremo il Minturno in C1 speriamo anche la Gymnastic Studio Fondi l'altra formazione che lotterà fece per i play-out è appunto la, la città di Minturno Marina di Mr. Giampino De Clemente che viene battuto per 7 a 4 dal Connect Sets eh, per i Minturnesi triplette di Vincenzo Zottola e Antonio quindi niente da fare, sconfitta ancora una volta, quindi adesso le prossime due giornate serviranno appunto alla formazione eh, del cittadino di Mentorno per cercare di mantenere eh, la, 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 la squadra nella situazione dei play-out che sicuramente ci dovrebbe stare. La eh, classifica, eh, ve la vado a ricordare, 21-65. Racca e 58, Ciampino 54, ico Sabrina 46, Connect 33 insieme a CCP 1987, il Terracino si trova a 29 punti, città di menturno invece a 26, e poi l'ultima classifica qui è il Pontina Puzzal. Con 8 punti, immagino già eh, tranquillamente in serie eh, D, per il prossimo turno, vediamo un attimo: 25esima giornata. Anche qui mancano. Uh, due turni, uh, però, questo si gioca il prossimo 12 aprile, quindi non vale per la C1 maschile e la C femminile, quindi Città di 21 Marina contro CCP 1987, anni nuovi: Ciampino, Città di Cisterna, Tedecus, Anzi Lavinio, Connect Sets, Igor in turno Vigor Cisterna contro Pontina Futsal, Città di Latina contro Real Castelfontana e infine Terracina contro quindi eh, adesso dobbiamo solo seguire eh, per le prossime giornate le due formazioni che lotteranno per mantenere la categoria sia in diretta che con i playout. Ed ora spazio alla serie C eh, femminile, sicuramente insomma un campionato in cui la Bisfondi ufficialmente dovrebbe aver mantenuto la, la, la categoria, aspettiamo qualche settimana per avere un incontro con Ciro Ioro, il tecnico della Vizfondi, che mi ha assicurato che in base alla classifica la Vizfondi eh, si è salvata sul campo e quindi le prossime giornate serviranno semplicemente per chiudere la stagione. Eh, la 28 ⁇ giornata scusate, ha visto la Vista Fondi eh, essere sconfitta in trasferta dalla Real Balduina, ma anche in questo caso... La formazione eh, di Mister Iorio ha messo le corde più quotati della teatro Alduine che lottano per un posto nei playoff, Doppietta di Lere Centola, una, un gol per la giovanissima Martina Mottola e ancora Marica Colantone, quindi 5-4 risultato finale, dopo 28 giornate siamo appunto a una classifica con il Ciampino 20, 66 punti, Football Club 61, Coppa d'Oro 59. La Vicefond si trova a 33 punti, al di sotto di lei ci sono Casal Raccio 28, Rest Roma 26 insieme a Lazio Calcetto, La Rosa dei Venti 15, Capitolino 13, infine Montefiascone appunto con eh, 7 punti. Eh, la, le recessioni qua sicuramente sono ridotte visto che una squadra dell'era si è ritirata quindi è già una retrocessione che c'è stata in questo eh, girone. Per quello che riguarda eh, il prossimo turno, ripeto, anche in questo caso si giocherà il 23 aprile e la Sfondi giocherà in casa contro il Roma Calcio eh, A5 femminile, ma ci sarà il recupero da disputare il prossimo 8 di aprile 2014, fuori casa per la ventisesima giornata, fuori casa contro il Football Club Roma. Quindi, il Football Roma, sicuramente insomma, si andrà a concludere una serie di partite che la squadra fondana ha disputato. Quindi, anche per questo campionato, abbiamo fatto il quadro. Appuntamento: alla prossima. Andiamo a parlare della Serie D, eh, caccia 5 Serie D, girone A, qui abbiamo eh, le due rappresentanti, Vittorio Serracina, che ha giocato sul neutro di Sperlonga, ha battuto per 10 a 3 il parrocchia San Giuseppe, mentre il Real Terracina che aveva bisogno di una vittoria per salire la classifica invece si è fatto eh, bloccare in trasferta dalla Dina Scalo Simer con il risultato di 3 a 3. La eh, classifica vede lo sporting giovani risorse con 56 punti, il Real Potecora 54, il Real Terracina 45, quindi il distacco è importante, quindi diventa difficile riuscire a recuperare, quindi restano solo i playoff per la formazione di Mister Vicari. La eh, Virtus Terracina si trova a 15 punti, al di sotto di lei ci sono Parrocchio San Giuseppe e Virtus Latina Scalo. Eh, prossimo turno si gioca il 12 aprile: eh, la, ehm, la Real Terencina in casa contro il PR2000 Aprilia mentre il Virtus Terencina giocherà fuori casa contro l'United Aprilia. Per il girone eh, B, grande partita quella che ho visto eh, lì a fondo alla la rinchiusa. La vittoria eh, per 3 2 dell'Atletico tedico gaeta ovviamente. È stata una, una partita che comunque ha visto eh, venire fuori la, la miglior compattezza di una squadra esperta, come si vuol dire quella dell'Atletico Gaeta, che è comunque è riuscito nel secondo tempo a superare gli avversari che sicuramente nel primo tempo avevano meritato il vantaggio. Forse il pareggio di questa partita è il risultato più giusto, ma tante è, è la squadra più scalta, come si vuol dire. L'arbitro forse ci ha messo di suo, suo nel, nell'ambito di tutto il match, sicuramente non ha eh, diretto una gara in modo esemplare, c'era bisogno di un arbitro forse eh, di livello superiore, come si vuol dire, per una partita eh, che valeva un campionato per entrambi, un big match vero e proprio, infatti eh, il pareggio qui non serviva a nessuno dei due, entrambi avevano bisogno di vincere la partita. L ha vinto l'Atletico Gaeta e adesso l'Old Ranch lotterà per un posto nei playoff eh, le altre partite San Giovanni Spigno 11-1 contro l'associazione sportiva Ventotene Sporting Terracina batte l'Atletico Speranga 6-4 l'Atletico Maranala eh, viene battuto in casa al DLF Formia per 6-3 Virtus su fondi ha vinto contro la Foram 105 per 4 2, Olympus eh, Sporting Club Travenzuoli 6 a 2, e infine Palavagnone perde in casa con la Fondi per 16 a 2. Eh, quindi, sicuramente la partita, come, eh, come del resto ricordo sempre, eh, della Virtus Fondi eh, non conta a livello di eh, punteggio in classifica. Il prossimo turno, anzi, no, diamo uno sguardo alla classifica. Che comunque deve essere aggiornata, chiaramente. Nell'ambito delle prossime giornate, chi giocherà con la Virtus Fondi eh, verranno tolti tre punti, quindi, sicuramente insomma, le altre raggiungeranno in classifica. Quindi, siamo appunto a 56 punti per la Virtus Fondi, 53 per l'Old Aranci, 53 anche con la Tedric Gaita. Uh, non ha, ha, già saltato, ha già giocato con la Virtus Fondi quindi guadagnerà appunto i punti che uh, servono adesso uh, c'è uh, la classifica parità fra Abyss Fondi e Atletico Gaeta San Giovanni Spigno 40 Olympus Sporting Club 37 Sporting Terracina 30, atletico Gaeta atletico speranco. Scusate, anche lei: 30 Atletico la 27, Pallavagnoli 89-26, Tremensori 25 DLF Formio 18, Formio 10 punti. Chiudo la classifica. L'Associazione Assunzio Sputnico 22 è vittoria contro l'Atletico Marano con 3 punti, quindi un campionato che adesso eh, vedrà queste ultime gare, eh, verificare chi saranno le formazioni appunto se si andrà allo spareggio oppure una delle due che sta sopra dovesse fare qualche errore. Capo Cananini come sempre, Damiano Sorrentino che si trova a 62 punti, è espulso. Uh, domenica, sabato scorso uh, contro uh, l'Old Ranch insieme a Senneca. Ma forse in questa espulsione, dopo espulsione, ci ha rimesso forse l'Old Ranch. Che in Senneca, sicuramente, avrebbe avuto quell'uomo in più, capace di saltare uh, gli avversari in difesa. Prossimo turno, il l'Old Ranch sarà fuori casa contro Formia 905 Calcio. Eh, il l'Atletico Gaeta giocherà contro lo Sporting della Cina. Atletico Sperlonga, Atletico Maranola, eh, spento contro l'Impus, tre mensori PalaVagnoli, DLF Formia, San Giovanni Spigno e infine Vistofondi contro Virtus Fondi, quindi gare, gara senza punti per eh, la eh, Vistofondi A proposito della partita eh, Old Ranch Atletico Gaeta, abbiamo realizzato due interviste e due tecnici, appunto eh, Ivano Vezza per eh, l'Old Ranch Fondi eh, 97 e Antonio Valente, allenatore appunto dell'Atletico Vedi. Quindi ascoltiamo queste interviste. Sì, sicuramente è stata una gara molto tesa da, diciamo, dal primo all'ultimo minuto, c'è stato molto nervosismo. Io difficilmente mi lamento, però secondo me l'arbitro è partito benissimo perché cacciando tutti e due i giocatori secondo me ha fatto anche una cosa giusta per cercare di non fare nervosi la partita, però poi secondo me l'ha persa, persa completamente di mano. Non sono il tipo che gli piace trovare giustificazioni, quindi la, la partita l'abbiamo persa noi, perché una squadra di corsa come noi che va in vantaggio 2-0 il primo tempo non si può permettere di, di abbassarsi troppo come abbiamo fatto nel secondo e soprattutto di cadere nel nervosismo. Stavamo vincendo 2-1, partita... Soffrendo però in controllo, abbiamo preso la seconda espulsione. Siamo rimasti in treno, una frazione di secondo, 2 a 2. È normale che poi l'Atica del mondo addosso. E quindi, giustamente loro poi hanno giocato sull'entusiasmo, noi abbiamo giocato sul, sul timore. E quindi loro hanno dei giocatori comunque un po' più esperti di noi, da questo punto di vista, sono più pronti a, ad affrontare questo, queste partite. Ma non è, per me non è successo niente: un incidente di percorso. Da quando stiamo, abbiamo cambiato diciamo, per motivi societari la, la gestione interna della società stiamo andando benissimo, per me stiamo facendo un lavoro eccezionale e una sconfitta non può minare tutto il grande lavoro che stiamo facendo in settimana. Tant'è vero che all'andata abbiamo l l vinto, oggi abbiamo perso, quindi stiamo facendo un grande, la stessa cosa il derby, quindi gli sconti diretti alla fine se, se andiamo a vedere sono alla pari per tutti. Purtroppo oggi abbiamo, siamo incappati in un secondo tempo negativo, non in una giornata negativa, però questo a noi non ci deve cambiare niente, il nostro obiettivo è vincere le prossime partite fino alla fine e andarci a togliere le nostre soddisfazioni ai playoff. Per il resto faccio i miei soli complimenti alla squadra per la, comunque per la voglia che ci stanno mettendo in settimana, per come stanno seguendo a me e a Fabrizio Parisella e per la voglia che ci stanno mettendo. Oggi ci sarebbero tante cose da rimproverare, ma queste le vediamo in settimana, eppure l'età, l'inesperienza, le a volte l'euforia che ti porta a fare degli errori però so io sono convinto che sono queste le, le battute al resto che ti fanno maturare e ti fanno crescere quindi sono sicuro che in ottica playoff potremmo tranquillamente dire la nostra D'altri tempi, io direi così, altri tempi come abituati a fare righetta di altri tempi grande carattere, forse siamo andati per grande tensione e forse un po' bicciardo il primo tempo però recuperare dal 2-0 al 3 2 è stato veramente difficile Dopo le l'escursione di Damiani, di Sorrentino, diciamo si sono scesi un po' gli anni noi siamo rimasti nervosi e loro no, loro hanno continuato da giocare, infatti complimenti per carità niente da dire, un po' sfortunata anche Salvataggio sulla linea sulla punizione, se no 2 1 si poteva chiudere prima 2 a 0 è stata veramente dura la partita da Pareggio oppure la vittoria di Meditaccio? La vittoria è assolutamente meritata ma non per qualcosa che loro non hanno fatto uno sforzo in più, forse gli mancava, non ce l'avevano nella testa, non hanno fatto nulla, loro non lì si sono trovati 2-0 senza aver veramente voluto questo 2-0 e noi invece abbiamo sempre avuto la vittoria dall'inizio alla fine, poi potevamo perdere, pazienza, però è andata bene. A ripeto, una partita altri tempi con i magoni guerra con grande esperienza. Turac. Di questo programma l'ultimo campionato da trattare, la serie D femminile, qui abbiamo le tre eh, realtà che sono andate tutte e tre ai punti. Il Forum 1905 Calcio ha battuto per 2-0 nel big match Lì di Calcio 2013, Cantacallo e Stoto, le marcature per il San Giovanni Spigno vittoria fuori pareggio scusate, fuori casa contro Giulianella per 3-3 tripletta della giocatrice la vecchia e poi ancora Ginnastica Stufondi prima vittoria in casa contro il Braccostella Santo Padre che probabilmente ha mollato in questa, in questa fase di campionato, ma comunque merito alla formazione eh, Fondana di aver battuto questa squadra. Gian Andrea autogol e cammisola. quindi queste le marcature. In classifica troviamo adesso Torrice e eh, Formica 55. calcio a 60 punti, segue Liri, Liri eh, calcio 2013 57 Igo Savila 52, Tadeo Cadalce 39, Tadeo Corocca Massima anche lei 39, Via Via le attese formazione, Tadeo Gaeta 19, eh, San Giovanni Spigno eh, 12 pun 13 punti, e ancora eh, Ginnastica e 7 punti. No, eh, no la, uh, la partita dell'Atletico Gheta battuta per 4-0 in trasferta contro il Priverno Lepini, giocata, partita giocata venerdì sera appunto a Priverno. Quindi Gheta rimane a 19, San Giovanni Spigno 13 eh, e Ginnastic Studio Fondi a 7 punti, quindi altri 3 punti in classifica. Bella esperienza la prima annata per tutte le nuove formazioni. Chiaramente conferma per il Formia. 905 calci che prima si chiamava Città di Formia, eh, adesso il prossimo turno San Giovanni Spigno Atletico Cisterna, Atletico Gaeta giocherà contro Rocca Massima, eh, Torrice a Formia 105 calci, quindi altro big match qui in questo caso eh, in caso di vittoria della Formia sarà da sola in vetta alla classifica e poi Igo Abrile a Ginnastica Studio Fondi. Quindi questo è il quadro per quello che riguarda appunto la uh, campionato di serie di femminile. Mi sembra che anche questa settimana abbiamo concluso. Uh, salutiamo tutti gli ascoltatori di questa emittente, i nostri uh, affezionati, speriamo insomma di avervi fatto un buon servizio, appuntamento alla prossima settimana.